Ciao, oggi voglio fare una cosa che ho fatto per tanto tempo, ma che ormai non faccio più da diverso tempo, che è quella di suonare gli arpeggi degli accordi sia dalla posizione fondamentale sia nei vari rivolti. Per esempio, posso prendere All the Things You Are, che è un brano che ha parecchi accordi, quindi può essere adatto a questo tipo di studio. Ho messo il metronomo su 2 e sul 4, provo a fare gli arpeggi dalla posizione fondamentale su tutta la struttura. 1, 2, 1, 2, eccetera. Ok, quindi questi sono gli arpeggi, il cosiddetto chord spelling, no? Come lo chiamano gli americani, ossia chiamare le note di tutti gli accordi, in questo caso dalla fondamentale, quindi ho fatto fondamentale, terza, quinta e settima su tutta la struttura. La cosa ovviamente importante è fare questo non leggendo. È chiaro che magari all'inizio, se vi trovate in difficoltà, potete anche leggere, però la cosa poi utile quando noi facciamo un solo è avere gli accordi ben chiari nella nostra testa. Quindi in questo modo è sicuramente più difficile, però è anche molto più produttivo. Adesso provo a fare la stessa cosa dalla terza, quindi sarà terza, quinta, settima e fondamentale. Ricordavo un po' più semplice. Adesso facciamo la stessa cosa dalla quinta, quindi sarà quinta, settima, fondamentale, terza. Mamma mia, ho sudato freddo.
adesso è ancora un po' più complesso. Stessa cosa però dalla settima, quindi sarà settima, fondamentale, terza e quinta. Questo esercizio è molto produttivo secondo me per vari aspetti. Primo dobbiamo sapere a menadito gli accordi, la struttura del brano e sapere gli accordi dai vari rivolti senza leggerli. E secondo perché quando ci troveremo a fare un solo, anche se chiaramente questo non può essere un solo, no? Ovviamente perché è molto schematico, però avremo una mappatura mentale di tutti gli accordi e saremo molto coscienti della struttura e quindi potremo, oltre a questo, anche inserire, scale alterate, sostituzioni, eccetera. Ma la cosa importante è che sapremo sempre cosa c'è sotto. Questo è un concetto, secondo me, chiave dell'improvvisazione, a prescindere da quello che si possa fare, utilizzare quell'accordo, quella scala, eccetera. La cosa veramente importante è sapere sempre cosa c'è sotto.